musica è tenuto da due maestri della musica. Abbiamo accompagnato un giovanissimo Giusti, figlio di Mario Giusti, che ha lavorato le prime musiche per Antonino, di cui oggi Francesco è un eccezionale interprete, però le musiche sono state tutte ricostruite, rielaborate, riarrangiate, mi sbaglio. No, le ha riprese e le ha pubblicate. E quindi questa sera abbiamo l'onore di ascoltare questi brani così come sono stati rielaborati. Lo facciamo in questo contesto, perché pure dell'Abruzzo non è soltanto arte, cultura, ambiente, enogastronomia. Intorno al cuore d'Abruzzo girano tante altre tematiche, tra le quali la musica. Siccome il nostro territorio è un territorio anche ricco da questo punto di vista, vi ricordo il Premio Maria Caniglia, vi ricordo la Camerata Musicale, vi ricordo la Scuola di Popolare di Musica, diretta a Sumona da Walter Batticoli, per cui oggi abbiamo voluto portare, grazie al Comune di Castel di Sandro che ha voluto sostenere questa iniziativa, vi abbiamo portato anche una stella, una piccola stella, un mandolino fra le stelle, che è rappresentato da Francesco e dalla Vittoria.